Ciao a tutti, oggi è mercoledì 5 luglio 2023. Siamo qui dalle api, ho già aperto lo starter, già preparato. Cosa ho fatto? Ho ricontrollato le celle in modo che di essere sicuro che non ci siano celle reali. Ho spostato i telaini, li ho sistemati, ho aperto un'arnia forte, ho prelevato un telaino di covata fresca. E adesso apriamo la famiglia, che è questa, dove abbiamo messo il cerchietto, e vediamo un po' la situazione. Vediamo se la regina è ancora intrappolata, se ha covato, cosa è successo, in modo da capire un po' se possiamo andare avanti con il nostro discorso oppure no. Non so se avete visto l'ultimo video. Nell'ultimo video, 4 giorni fa, avevamo preso la regina e l'avevamo rinchiusa in un tela, su, tra due telaini, in un cerchietto ricavato da uno studio di regina in plastica. Adesso andiamo a togliere questi melari pesantissimi. Uno, adesso ce ne sono degli altri. Due, questo. Adesso sta fiorendo anche l'alba domenica, stiamo portando a casa l'esagerazione. Ok, questo qua è il terzo, che almeno dovrebbe essere quello un po' più leggero, speriamo, perché così si manda bene. Sì, in effetti è un pochino più leggero, però le fai vedere un po' di miele, c'è, via, anche in questo. Erba medica schietta questa qua. Comunque bene, dai, qualcosa sta raccogliendo, un bel lavoro. Allora adesso qui in questi due, se non erro, dovrebbe esserci il cerchietto. Adesso non mi ricordo bene, non mi sono riguardato il video, quindi non so se è esattamente lì. Comunque adesso li solleviamo e lo vediamo. Allora, vediamo un po' se si riesce a vedere. Non era questo, perché non ci vede il telaino. No, non era questo. Appoggiamo un attimo qua. Qua c'è della covata. Saranno questi due probabilmente. Sì, è questi. Allora, facciamo come facciamo? Li solleviamo insieme, proviamo, vediamo se non riusciamo senza fare dei danni, se no ne togliamo uno e vediamo. Ok, allora. Questo qua è il nostro cerchietto. E ci sono le uova, bene. Allora, le uova, ci sono già le larvine che sono. È il momento giusto. Allora, togliamo questo con calma, lo andiamo a mettere da una parte, lo posizioniamo un attimo qui. Se, non so se si riesce a vedere dalla fotocamera, però si vedono le larve proprio piccole 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 piccole. Adesso le andiamo a posizionare subito qui, che così le api intanto ci vanno, perché non devono prendere sole. Adesso guardiamo anche quello dopo, però non è una cosa furba quella che ho fatto, perché non ho visto la regina. Non andiamo a buttare dentro la regina. Aspettiamo un attimo, la mettiamo un attimo qua all'ombra, vediamo un po' se è qua la regina. Perché sai, non è mai bello andare a buttare dentro una regina. Allora, anche qua ci sono le larvette. Adesso facciamo un giro rapido, cerchiamo la regina, se c'è da qualche parte, se la vediamo. Allora, qui non si vede. Facciamo passare rapidamente anche gli altri.
andando a cercarla, se magari è già andata in un altro telaino. Allora, io qua non la vedo. Qui neanche. Allora, facciamo così. Riguardiamo anche questo perché l'ho guardato alla veloce. Non vorrei che mi fosse scappata qua. Non la vedo, non la vedo, non la vedo. Adesso andiamo avanti, magari è riuscita a scappare nei giorni scorsi, adesso magari è già, sta covando già da un'altra parte, mi era già capitato in passato. Sì, deve essere qua perché ci sono delle uova dentro. Ci sono delle uova, quindi dovrebbe essere in quella zona qua. Quindi lei ha covato e poi è riuscita a scappare. È riuscita a fuggire dalla prigione che avevamo fatta e deve essere, adesso la cerchiamo bene per essere sicuri di non fare danni, ma comunque dovrebbe essere, mi sa, di qui. In questa zona. Vedete quanto miele stiamo portando a casa. C'è proprio piena di nettare. Adesso li guardiamo, se non li troviamo, ci diamo un'occhiata bene 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 prima di inserirli, prima di evitare. Magari mi è sfuggita. Sto guardando molto la veloce. Vediamo questo adesso. Guardiamo un attimo tornando indietro questo, che secondo me dovrebbe essere in quella zona qua, perché ho visto delle uova, quindi era marcata, dovrebbe vedersi bene, via. Allora, qua non c'è. Comunque il risultato è stato ottenuto perché c'è la covata pronta da mettere nello start. È solo per essere sicuri di vedere la regina, per non spostarla. È sempre meglio perdere 5 minuti, guardarla bene, cercarla. Comunque qua c'è della covatta, ci sono delle uova, bisogna che sia qua, via. Bisogna che ci sia da qualche parte. Qui c'è un macello d'api qua. Magari sotto. Magari voi l'avete vista, ma è sfuggita, eh. Guardiamo l'ultimo questo e poi riguardiamo un'altra volta quelli.
no c'è da perdere il pomeriggio a cercarle. Delle volte non si trova, delle volte non si vede e c'è poco da fare. Va bene, niente. Adesso riguardiamo questi due. Allora, guardiamo questo. Allora, qui non la vedo. Magari diamo una scrollatina delle api per essere sicuri. Per non... Se avete dubbi potete fare così. Fate così. Se riguardate, ci sono 6 api, dai che se c'è scappata la vediamo adesso. Comunque la covata è a posto nel cerchietto, quindi questo lo possiamo andare, riguardiamo ancora, ma non c'è la regina, dai che no, andiamo a fare un patatac terribile e ci troviamo con la regina nello staff e la famiglia madre orfana e non è mai bello. Adesso facciamo la stessa cosa qua, guardiamo questo, che era il primo che abbiamo tolto, che qua ci sono un sacco di api, le scogliamo dentro. Vedete quanto netta le scende. Allora, qua non c'è, non c'è. Covata c'è, perfetto. Larve perfette. E anche quest'anno è andata bene. Adesso l'unica cosa da tenere d'occhio importantissima è che non ci siano celle nello start, non ci siano celle naturali. Allora questo lo giriamo così. Adesso lasciamo un attimo aperto questo, prendiamo il nostro fumo e andiamo a sistemare lo start. Allora qui c'ho il riepilogo, dopo lo rileggiamo insieme. La teoria è che dovrebbe esserci 1, 2, 3 telaini di covato percolata, un telaino di covata fresca. Noi lo faremo un filino un po' più grande perché abbiamo spazio, abbiamo un sacco d'api. Allora facciamo così noi. Noi facciamo. Due telaini di covato percolata che l'ho già sistemata, questa qua è tutta covato percolata, i quattro che vedete a sinistra. Quindi facciamo covato percolata, poi mettiamo un telaino di covata fresca che serve per attirare la varroa e poi per attirare le nutritrici. Questa qua vedete, questa qua è tutta covata fresca. La sistemiamo così, poi andiamo a sistemare i nostri due telaini con la covata pronta per farli fare le celle reali, quelle che ha il segno del cerchietto, che sono uno, che è questo, e la vediamo lì e la giriamo così. Mettiamo anche l'altro, che così dopo le celle in eccesso le distruggiamo e teniamo quelle posizionate meglio, perché dopo dovremo tagliarle col cutter, quindi è sempre meglio averle distribuite in un bello spazio.
lo mettiamo di faccia all'altro, in questa posizione. Poi andiamo a mettere altri due telaini di covato percolato. Poi dovremo mettere un telaino di polline. Due, quattro, sei, sette. Io ho lasciato anche troppo covate. Comunque adesso metteremo il diaframma e dopo il telaino di polline. Che così il telaino di polline, guardiamo dove l'ho messo, è questo qua. Il telaino di polline lo possiamo mettere di qua, il diaframma. E poi mettiamo un ultimo telaino per completare l'opera. Che magari adesso vediamo questo qua che c'è un po' di miele, un po' di covate. Qualcosa. Io avevo tanta covata, l'ho lasciato anche troppo forte. Non è che serva così tanto forte, però è sempre meglio che sia bello forte che debole. Con tante api. Vedete quante api ci sono. Adesso la prossima volta che lo controllo farò un giro di ossalico, perché nel spaccare le celle prima ho visto che c'è un sacco di varroa. Perché? Sulle api, perché? Perché abbiamo continuato a buttare dentro covata. E continuando a immettere covata su covata su covata su covata, andiamo a mettere varroa, non c'è covata nascente. Quindi va tutto sulle api. Quindi adesso posizioniamo un attimo questo qua. Possiamo chiudere lo starter. Così. Togliamo le api che ci sono sopra. E questo si può chiudere. Adesso sistemiamo la famiglia dove abbiamo preso la regina. Allora. Questi qua sono telaini che ho tolto. Dallo start. E lo teniamo stretta quella famiglia madre qua, perché adesso essendoci le raccolte è meglio sempre averle strette. E così. Allora, vediamo un po', ce ne dovrebbe essere uno qua, che è l'ultimo. La regina era qua, maledetta. Primo che ho spostato, l'ho messo là, era qua, vabbè, abbiamo fatto tanta fatica a cercarla, poi era qua, si vede che l'ho messo là e non ci ho guardato. Comunque così siamo più tranquilli che abbiamo spostato la covata. Senza regina, qua la regina c'è, adesso l'abbiamo stretta, diamo una bella fumicata, rimettiamo i velari, anche più attaccati chiaramente, uno questo, due qua. E l'ultimo questo. Mettiamo su il nostro bacchetto, un sasso bello grande, così non scappa niente. Questi dopo li prendiamo, andiamo a fare un attimo un riepilogo della situazione. Andiamo a posizionare qui che c'è meno api. Allora, facciamo un riepilogo di tutti i procedimenti che abbiamo fatto nei vari video.
Il primo giorno abbiamo preparato lo start, trovate il video. Abbiamo preso un'arnia da 10, l'abbiamo finalizzata e abbiamo tolto la regina, messo in un'altra arnia e abbiamo fatto questa famiglia qua con quattro telaini di covata o percolata nascente, stretti col diaframma e l'abbiamo lasciata lì. Dopo 3 o 4 giorni si poteva già partire a fare il discorso del confinamento della regina, solamente che io non avevo tempo, quindi ho aspettato una settimana e l'ho fatto il sabato dopo. Il sabato dopo cosa ho fatto? Ho preso due telaini vecchi, vuoti, ho preso questo eschio di regina qui fatto a cerchietto, con due fascette, l'ho schiacciato dentro due telaini vecchi, tra due telaini, e al suo interno ho messo la regina madre confinata per 4 giorni. Oggi è mercoledì, sono passati 4 giorni. Ho preso, come avete visto nel video, ho preso i due telaini che avevano questa covata a cerchio, li ho messi nello starter. Nello starter avevo spaccato tutte le celle e avevo prelevato da un'altra famiglia un telaino di covata fresca e poi ho messo tutto insieme. Leggiamo insieme quello che dovevamo fare oggi: prelevare un telaino con la covata a cerchietto nella famiglia madre, liberare la regina e lasciarla nell'alveare madre e lo spostiamo nello starter che abbiamo preparato. E spacchiamo tutte le celle reali che si sono formate nello starter e poi dovevamo togliere un telaino di covata percolata e mettere un telaino di covata fresca più il telaino con la covata a cerchietto. E poi questo qua dovevamo inserirlo tra la covata fresca e una covata di miele e polline, e poi possiamo nutrire con polline e zucchero vero. Se avessimo del polline ricavato dalle nostre famiglie, possiamo fare una specie di candito e posizionarlo sopra i telaini con un cellophane, in modo che aiuti molto la produzione di celle, perché le migliora, perché avendo il polline che è proteico, le aiuta molto a fare delle regine di qualità. E ci sarebbe anche da nutrire adesso, sarebbe importante nutrire anche con uno sciroppo a base di acqua e zucchero, però io non nutro perché ho le famiglie che si stanno portando a casa un'esagerazione di miele, di erba medica, quindi io non nutro perché non ha senso. Questo qua è lo schema ideale, fatto su una netta da 6, quindi adesso dobbiamo avere un telaino di covata percolata nascente, un altro telaino di covata percolata nascente, un telaino di covata fresca prelevato oggi, il telaino con la covata a cerchio, miele e polline e un altro telaino con covata percolata nascente. E il prossimo step, adesso lo vediamo subito, faremo un altro video. Tra 5 giorni controlleremo, andremo a eliminare le celle che si saranno formate nel telaino di covata fresco e lasceremo 5-6 celle nel telaino a cerchietto, quelle più comode da tagliare col cutter. E questo qua è quello che vedremo nel prossimo video. Quindi diciamo che per oggi abbiamo finito. Spero che il video vi sia stato chiaro. Trovate i video dei vari passaggi sempre qui sul canale e se avete qualcosa da chiedere potete scriverlo nei commenti o vi iscrivete al nostro gruppo di Telegram del progetto Biodiversità Condivisa, dove c'è il topic apicoltura, dove siamo già in diversi apicoltori che saluto e che ci scambiamo opinioni. Se avete qualcosa da chiedere siamo lì a vostra disposizione. Quindi per oggi vi saluto, grazie
e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.